Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, diverso dal solito. Siamo oltre 666 iscritti e dunque mi sono deciso per la prima volta di raccogliere 70 tra i commenti ripetuti più volte sotto i miei video e provare a dare una risposta definitiva. Siccome 70 commenti sono tanti e non vorrei fare un video di oltre un'ora, mi scuserete di questa frettolosa introduzione. Ovviamente non sapevo se facesse piacere agli utenti se raccoglievo queste domande, quindi per privacy non dirò i nick di chi ha scritto i commenti. Iniziamo. Come ti chiami? Davide. Quando sei nato? 1992. In che giorno sei nato? 30 settembre. Che lavoro fai? Ho lavorato per un breve periodo in fabbrica, ora sono alla ricerca di lavoro, nel mentre studio all'università. Di dove sei? Sud Italia. Credevo si capisse dal mio accento. Non dico ovviamente il nome della via o il numero civico, altrimenti qualche pazzo si presenterebbe sotto casa, ne sono certo. Di che segno sei? Bilancia. Che musica ascolti? Solitamente ascolto metal e grunge. Per metal vado dal metal classico dei Judas Priest, Iron Maiden e Ozzy Osbourne, al thrash dei Metallica e Megadeth. Per grunge sono un poco più restrittivo e ascolto maggiormente Alice in Chains e Nirvana. Mi piace molto anche l'hard rock classico dei Deep Purple e qualche canzone gothic metal dei Nightwish. La mia band preferita è Metallica. Che tipo di musica odi? Odiare è una parola forte, non direi che odio. Quelle che non sono proprio il mio genere sono la musica house e il rap. Anche se del rap ho ascoltato qualcosa di Ice Cube grazie a GTA San Andreas e Eminem grazie a MTV. Ma quindi fammi capire, tu giochi dalla mattina alla sera a Doom? No, assolutamente no, gioco ad una moltitudine di giochi diversi. Che tipo di giochi ti piacciono oltre agli sparatutto? I giochi in terza persona, gli horror, gli RPG, gli action RPG e qualche pizzico di fighting games. Che tipo di giochi non ti piacciono? Gli sportivi. Odio soprattutto quelli, non mi divertono, mi dispiace deludere molti di voi. Per i simulativi vale lo stesso concetto. Quelli invece in cui sono totalmente incapace ma che mi piacerebbe imparare sono gli RTS, i giochi di guida e i platform, che nonostante apprezzi, faccio fatica a giocarli. In rare occasioni sono bravo, ma si tratta comunque di titoli che ho giocato moltissime volte, quindi non contano. Che tipo di WAD ti piacciono? Quelli che mi sappiano stupire e che non siano troppo difficili da terminare. Oltre a Doom, di quale gioco conosci molto bene la lore? Mortal Kombat, li ho giocati quasi tutti e so perfettamente la storia fino all'11. Mi consigli tre WAD da giocare? 2002 a Doom Odyssey, Memento Mori e Need for Speed Doom. I giochi arcade del mercoledì proprio non mi piacciono. Ok, non sei costretto a guardarli, è per questo che ogni settimana carico tre video. Davi, di la verità, Snapmap fa schifo. Non fa schifo, è un buon editor, il problema è che andrebbe continuamente aggiornato perché in questo stato è ancora troppo limitato. Da quale Doom inizio? Ti consiglio di iniziare o dal primo o dall'ultimo uscito. Doom 3 non credo fornisca una veduta di ampio respiro sul brand, molti infatti venendo qui credevano che gli altri Doom fossero dei giochi horror. Ma non ho capito, ti piace o non ti piace Doom 3? Gli do un 7 su una votazione di 1 a 10. Mi piace come atmosfera e come grafica regge ancora bene, ma il combattimento è invecchiato malissimo. Non mi piace inoltre spezzare il flow del gioco per leggere i PDA, è una cosa che ho sempre odiato di quel gioco. Una run a incubo? Su quale gioco? Non hai specificato. Se è sul Doom classico, non sono capace. Se è sul Doom 3, non mi piace giocarci in quella difficoltà per via del drain costante della vita. Perché hai aperto un canale YouTube? Perché nessuno in Italia nel 2014 parlava di Doom o mostrava un gameplay intero, sempre solo un unico video, quindi ho riempito io quel vuoto. Come mai non è la cam? È una mia scelta. Ritengo che chi gioca con la cam su YouTube distragga troppo chi vede il video e non lo lascia focalizzare sul gioco. Per come la vedo io, voi cliccate sul video per vedere com'è fatto il gioco, non per come sono fatto io. Un face reveal là quando? Non credo lo farò mai, mi piace essere anonimato. È parte del mio carattere, che ci vuoi fare? Che tipo di persona sei? Dovresti chiederlo a miei amici. So di essere molto riservato come persona, è anche per questo che mi trovo scomodo su internet. So come può essere pericoloso. Oltre a quello, so di essere un po' troppo puntiglioso a volte, è una cosa che sto cercando di smussare con gli anni. Inoltre, mi so prendere in giro abbastanza bene.
la qualità audio del tuo microfono fa schifo. Lo so, appena avrò dei soldi da YouTube lo cambierò e ne compro uno che mi sembra ottimo, il Samsung Meteor. Che ne pensate voi? Quanti video registri? Dipende dal periodo, sai? Se so che sarà un periodo frenetico della mia vita e ho bisogno di tempo per me, tendo a registrare molto. Solitamente però il giorno in cui registro è il sabato mattina, di media ne registro 3. Conosci Zeb89? Sì, ma non sono mai stato un suo iscritto. Giusto per curiosità, ho controllato il suo canale ultimamente dopo questa domanda e posso dirti che solo alcuni suoi contenuti mi sono piaciuti, come la run di Painkiller, LM Damnation e la run di Doom 3. Ha un'ottima mira però. Se ti vedo giocare a Fortnite, non giocherò a Fortnite su questo canale. Non lo disprezzo come gioco, come dico sempre, a ognuno il suo. I Battle Royale semplicemente non fanno per me. Mi consigli dei canali su Doom molto simili al tuo? Ti consiglio 3 canali, ognuno per motivi diversi. Sono tutti e 3 in lingua inglese però. Ultimamentoid è stato lo youtuber che mi ha spinto ad aprire un canale su Doom. Lo considero il mio maestro. Zero Master perché è un folle che tuttora fa delle speedrun assurde. LY203 Productions invece è un giocatore veramente mostruoso. Se la cava benissimo quasi in ogni FPS. Quali FPS non vedremo mai sul canale? Solitamente quelli con contenuti controversi, tipo Grezzo 2. Non perché non mi piacciono, ma semplicemente perché YouTube rompe le scatole. Oltre a quello, sicuramente Wolfenstein 3D e i suoi cloni, persino Hexen, sono i primi titoli che mi vengono in mente. Sono troppo labirintici e li detesto, perché ti perdi facilmente nella mappa. Un FPS passato in sordina che invece è molto bello? Bulletstorm, assolutamente. Abbiamo capito che fra poco porti Blood, ma dopo quello che porti? Farò un video apposito, ma mi sono reso conto che con 3 scelte diverse i voti si sparpagliano parecchio, quindi vi avviso già da adesso che dovete scegliere tra il primo Quake e Duke Nukem 3D. Quali FPS non hai mai giocato? Ce ne sono parecchi di famosi. Shadow Warrior non l'ho finito, quindi non lo considero giocato, nemmeno Half-Life, nemmeno il primo Quake. Sì, ho da recuperare un po'. Adoro il tuo canale, mi dici i quad più difficili da completare secondo te? Grazie per il complimento, innanzitutto. Te ne dico 3. Speed of Doom, Holy Hell e Hell Revealed 2. Ma Plutonia 2 che è? È canon? No, Plutonia 2 non è canon, è un WAD fan-made, stai tranquillo. Il tuo WAD preferito? Ti stupirà sapere che non ne ho uno. Sono tutti molto belli. Dopo Sight porti Alien Vendetta? No, dopo Sight porto Blood. Il Doom classico merita un po' di vacanza. Da dove deriva il tuo nick? La prima volta che utilizzai il nick Davidum fu nel lontano 2004, quando giocavo con il 56k su Zdemon. Lo inventai per pigrizia, dico la verità, poi mi è rimasto. Sirius Sam lo porti? Non lo escludo, ma come ho già detto devo prima portare altri giochi. Non sono molto bravo però in quello. Un duello online? Mi piacerebbe, ma il poco tempo che ho per giocare lo utilizzo per registrare, altrimenti rimarreste senza video. Questo commento invece recita proprio così. C'è, boh, ho visto altri giocare meglio di te, senza offesa. Non me la prendo minimamente, non ho mai detto di essere un pro di Doom. Mi sono sempre sostenuto un avido conoscitore. Ti consideri un retro gamer? No, assolutamente no, perché secondo me un retro gamer gioca solo giochi retro. Io mi diverto anche con i giochi odierni. Bisogna saper cercare. Il tuo arcade preferito? Bella domanda, Sunset Riders. Non ricordo dove, ma dicesti che ti piacevano i titoli Konami, quindi Silent Hill, Metal Gear, Castlevania, quando li porti? Quando sono abbastanza sicuro che Konami non mi rompa le scatole se faccio upload del genere. Ti senti arrivato? Assolutamente no, non ho nemmeno la partnership. Tutto questo è ancora un gioco per me. Cosa ti aspetti da Doom Eternal? Che sia esponenzialmente più complesso di Doom 2016, sia per le aree sia per il combattimento. Quando farai la remaster del tuo playthrough sui Doom classici? Remaster e virgolettato. Quando avrò un microfono migliore? Quali altri giochi classici per PS1 porterai? Bella domanda, ma non posso risponderti, altrimenti rovinerei la sorpresa a tutti. Hype per le 3? Non tanto, anche perché di solito lo guardo in differita perché le conferenze che davvero mi interessano le fanno sempre adorare i disumani. Sei un sonaro? Sì, sono schifosamente sonaro. No, scherzo, sto pian piano recuperando tutta la libreria Xbox, anche se molto lentamente, siccome la console non è mia.
Farai mai delle live su Twitch? Non si sa mai, ma al momento ti dico di no. Solitamente non mi piace aspettare un dato giorno per giocare un videogioco, siccome di tempo per giocare, come ho già detto prima, ne ho poco. Magari se gli iscritti continuano a salire potrei pensarci su. Quanto tempo ci metti a fare le mappe su SnapMap? La più difficile, Doom TV, ha richiesto una settimana di concept e un'altra settimana di playtesting e mapping. Chi segui su YouTube? La domanda è un po' troppo generica. Intendi di italiani? Intendi di stranieri? Cerca di restringerla la prossima volta. Ti piace Brutal Doom? Ci fai una serie sopra? Non lo escludo, ma nel lontano futuro. Inoltre, non so perché, ma sono solo io che mi sto scocciando delle continue revisioni alla mod. Non mi posso mai giocare una versione di Brutal Doom che subito dopo ne esce un'altra, rendendo vetusta quella che ho giocato. E anche per quello che sono resti a portarla, vorrei un contenuto fisso. Esistono dei siti di notizie su Doom? Bella domanda. Il migliore sulla community di Doom è e rimane, a mio parere, Realm667. Cercalo su un motore di ricerca e divertiti. Che ne pensi di Sigil, il nuovo episodio di John Romero? Che non mi ispira fiducia il fatto che parte dell'episodio è già stato mostrato sul suo canale Twitch e che sia stato rinviato già due volte. Quando esce però lo tratterò sicuramente, quindi state tranquilli. Ci fai dei tutorial su SnapMap? Davvero li volete? Non preferite vedere le mappe degli utenti? Fatemelo sapere nei commenti. Come faccio a creare delle nuove mappe di Doom però per il Doom classico? Usa Doom Builder 2, per i novizi è molto più user friendly di qualunque altro programma. Ti piacciono gli anime, manga? Se sì, quali? Per me il migliore è e rimarrà Hokuto no Ken, da noi conosciuto come Ken il guerriero. Mi piacciono inoltre City Hunter, Slam Dunk, Angel Heart, Claymore, Helsing, Berserk, Monster, I Am a Hero, Goblin Slayer, insomma, l'elenco è lunghissimo. Un gioco che tutti detestano ma che a te piace? Dead Space 3, se giocato con un amico è molto divertente. Un gioco che a tutti piace ma che tu detesti? Credo sia Wolfenstein 2 The New Colossus, l'ho talmente detestato da farci un video sopra. Che rapporti hai con tuo padre? Gioca ancora agli FPS? Sfortunatamente no, ha perso il suo tocco e non gli piace più videogiocare come faceva tanti anni fa. Ogni tanto però una partita con i giochi del DOS se la fa. Che fine ha fatto Quake Champions? Semplicemente non mi divertivo più a giocarlo perché bisogna starci dietro parecchio, altrimenti non migliori. E come già detto, tempo da dedicarci non ne ho. Una serie di videogiochi che consiglieresti? Yakuza, ma solo se riuscite a capire bene l'inglese. È una serie fantastica, scritta divinamente. Che titoli del passato hai recuperato ultimamente? Final Fantasy VII e molti classici del Sega Mega Drive. Al momento il mio preferito è Shining Force 2. Un canale che hai scoperto ultimamente di cui ti piacciono i contenuti? CV11, ve lo scrivo anche sullo schermo. Parla di FPS in modo molto comico, ovviamente dovete capire bene l'inglese. Ho visto la tua serie su Undertale, sai che è uscito Deltarune, lo porterai sul canale. Sai che mi hai fatto venire in mente che devo ancora giocarlo? Esiste un'arma più potente del BFG 9000? Sì, sì, assolutamente, è il BFG 10K, si vede anche nel trailer di Doom Eternal. A quando l'analisi del gameplay di Doom Eternal su Google Stadia? Se ti riferisci al gameplay leakato lo farò, ma sto aspettando altro materiale per incorporare tutto in un video più grande. Hai giocato Ancient Aliens? È un WAD nuovo, ti piace? Sì, ma non l'ho ancora finito, sono lento ragazzi, abbiate pietà. E l'ultima domanda è, che programmi usi per registrare? Uso OBS, è gratis e quando registra non grava molto sulla CPU. È anche grazie a questo programma che la qualità video è migliorata. Bene, con quest'ultima domanda abbiamo finito. Spero di aver soddisfatto le vostre curiosità. Ovviamente se ci saranno altre domande le raccoglierò in un altro video simile. Alla prossima!